Allora, vi spiego come diciamo, avere la restituzione dei compiti da parte dei ragazzi. Da premettere che ci sono diverse tipologie. Allora, io ho fatto così: vado nelle mie board e ho fatto una board intitolata Verifica Flauto 21/4/2020 più consegna dei compiti. Ci clicco sopra. Vedete, io ho messo qui un mio PDF, un lavoro. Voglio che tutti i bambini o i ragazzi mi mandino la loro verifica. Allora, o rendo questa board modificabile a tutti, nel senso che tutti possono mettere la loro verifica, oppure lascio in questo modo, lascio così, non aperta, nel senso che i bambini potranno lo stesso caricare le loro board, i loro contenuti, però gli devo dare l'autorizzazione io prima di aprirli. Allora, metto questa board, io alunno mi faccio i compiti e lo mando. Quindi io andrò sempre come alunno, andrò a verifica 2020, consegna compiti, metto qua il nuovo contenuto, ok? Mando il mio PDF o la mia foto, perché secondo me i ragazzi mi manderanno la foto, vabbè, però metto il PDF per adesso. E metto qua dov'è? Metto di nuovo lo stesso compito, va bene? Io non l'ho modificato. Clicco, io alunno, clicco, aggiungo e mi troverò questo. Io insegnante vado a vedere, vediamo chi ha mandato i compiti, mi trovo questo di Angela Vulcano. Ci clicco sopra. Allora, se tutto, vedete io, questo è un esercizio che ho fatto ai ragazzi, se è tutto giusto, che l'ha fatto tutto giusto, io scriverò qui un commento. Bravissima Angela, bravissima, ok? E gli invierò questo messaggio e la ragazzina lo leggerà. Se invece mi rendo conto che ha sbagliato a scrivere, che cosa faccio? Lo devo modificare, quindi vado qui dove c'è questa freccia, scarica questo documento, me lo scarico, lo vado a trovare nei miei download, ecco qua, lo rinomino così, allora esercizio, Daniele Rovito, per esempio, no amore, mi posso mettere te? Sì. Ok, quindi il compito di Daniele, io l'ho salvato. Ho visto che Daniele aveva fatto qualche errore, quindi che cosa faccio per modificarlo? Vado nuovamente qua a Google, scrivo. Allora, era arrivato qua. Vedo che Daniele, insomma, ha fatto qualche errore, quindi cosa faccio per correggerlo? Clicco qui su scarico documento che l'ho fatto prima. Vado nuovamente a Google. Vado a Google e scrivo questo, modificare PDF online. Faccio Small PDF, scelgo il file e prendo il compito di Daniele che avevo precedentemente nominato. Ci clicco sopra. Ecco, e vedo che per esempio qui non doveva scrivere in questo modo, ma doveva scrivere in un altro modo. Quindi metto qui il colore rosso, quindi cancello. E volendo posso scrivere qua che il titolo non lo volevo in stampato maiuscolo, ma lo volevo scritto il con mouse, vediamo se ci provo così. Ok. Lo volevo scritto in corsetto, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure, per esempio, e qua lo cerchio perché questo secondo me è un esercizio di matematica tutto sbagliato. Quindi faccio così, fatto, vado giù e ci metto l'esercizio giusto. Apro, avete visto cosa ho fatto? Ho messo aggiungi testo. Prendo questa casella di testo e la metto giù. Ci clicco di dentro per cancellare questo e ci metto, che so. 3 più 4, facciamo quindi con l'espressione, non trovo uguale, abbiate pietà di me, eccolo qui,
uguale 3 più 4 uguale 7. Ok? Che è l'esercizio giusto. Magari lo faccio anche di rosso se voglio, eh? Ti faccio capire che questa insomma è la... Ah, me l'ha messo qua. Allora. Ci clicco di dentro e scrivo, cioè le correzioni magari che faccio io le faccio di rosso. Quindi avevo messo 3 più 4 uguale 7. E quindi al ragazzino gli rimarrà la correzione in rosso. Va bene? Una volta che ho apportato tutte le modifiche che voglio, che cosa faccio? Completa. Mi sta elaborando, mi sta modificando il PDF. Lo scarico, me lo trovo nei download con scritto esercizio Daniele Rovito modificato. Eccolo qui. Va bene? Ritorno a WeSchool per non far vedere ai ragazzini per la privacy, magari per evitare di rimettere nuovamente il compito nella board dove tutti quanti possono andare a vedere, io glielo posso mandare nuovamente consegnato qua, però se l'ha fatto sbagliato cosa posso fare? Vado indietro, vado alla wall, clicco su Daniele Rovito, che in questo caso io qui ho una mia ex alunna, facciamo che qui c'è scritto Daniele Rovito, ci clicco sopra e faccio scrivi un messaggio. Vabbè, qua avevo fatto un altro esempio prima. Allora, metto qua, digito, consegna, compito, corretto, del 21.04.2020. Vado qui ad Allega File, Allega File, faccio la più, prendo esercizio Daniele Rovito modificato, apro e me lo sta caricando. Aspettate un minuto. Faccio qui invia e mi trovo anche questo esercizio. Gli voglio mandare, quindi gli ho mandato il file modificato, gli mando il messaggio e in più gli scrivo: presta attenzione a quello che vuoi tu, e glielo invio. Va bene? Il ragazzino dall'altra parte che cosa vedrà? Questo compito modificato, il ragazzino ci clicca sopra, qua, modificato, io all'uno ci clicco sopra e me lo ha scaricato qui nei download. Quindi io vado qui e mi trovo il compito che mi ha modificato la maestra. Ve lo faccio vedere come è venuto, eh? Giusto, vabbè, io ho scritto stupidaggine, non ho scritto niente. Vedete? Con tutte le cose corrette, con la penna rossa. Va bene? Spero di essere stata chiara per qualsiasi cosa, a vostra completa disposizione. Un bacio.